e bentornati ad un altro video di Svapoci Esperienza. Oggi torniamo a parlare di un altro liquido, ma prima di farvi vedere di cosa si tratta, io vi invito a firmare la petizione di Vaping is not tobacco che troverete nel link in descrizione. Fatelo perché è molto molto importante. Detto questo, adesso andiamo a parlare di un altro prodotto di tabaccheria, perché tabaccheria è usciti con un altro gamma di liquidi, ovvero questi, gli Extreme 4 Pod. Ecco qua, io in questo caso oggi porterò il Latakia, perché io adoro il Latakia. Vengono venduti con 20 ml di aroma, ai quali voi dovete aggiungere 40 ml di base, più con nicotina o meno, in questo caso è senza nicotina. Poi dopo andrò ad aggiungere quello che devo aggiungere. Allora, vi faccio vedere la boccettina, eccola qua, quindi lo vedete meglio. Eccolo qua. La cosa sorprendente è proprio questo, che è trasparente, cioè è trasparente. È una cosa allucinante, è trasparente. Infatti si chiama Extreme 4 Pod White Latakia. È usciti anche con altri due liquidi, ovvero il White Kentucky e il White Kentucky USA. In questo caso io ho preso il Latakia. Allora, vado a provarlo con l'olfatto, con il naso. Come al solito, non si sente nulla, se non una nota forse leggermente affumicato, io direi quasi legnoso, però essendo tabacco organico è così, è normale. Ecco qua, ve lo faccio rivedere perché è una cosa tanto, tanto bella questa. Hanno utilizzato questa purificazione selettiva in maniera estrema, rendendo bianco il liquido. Dove lo vado a provare? Sul mio fedelissimo Speed 2019 di Luca Creation. Proprio perché è un tabacco singolo, allora io l'ho voluto provare qua. Andiamo alla prova di svapo. Allora, è un Latakia, cioè è veramente un Latakia, si sente tutto quello che si deve sentire sul Latakia, cioè le note incensose, le note speziate, le note affumicate. È ovvio, non c'è tutta la gamma aromatica che si aspetta magari su un Latakia, però, questo è un signor Latakia. Io, come ha detto anche Blues Vapo, e gli do pienamente ragione, ho sentito della Latakia normale, ma veramente che non sapeva di Latakia, cioè per me, a mio gusto, non sapeva esattamente il Latakia che volevo io. Questo ce l'ha tutte, è una cosa spettacolare. È fenomenale. Se vi piace Latakia e volete provare un Latakia trasparente, provatelo. Ovvio, va benissimo anche per le pod mod, va benissimo anche per i non rigenerabili, cioè noi abbiamo probabilmente una base neutra con il sapore di Latakia e dura tantissimo. Io adesso proverò a farvi vedere com'è. Cioè, vi garantisco che questo è la seconda boccia e ancora il cotone è pulito e la resistenza è ancora argentata. Io rimango sempre più stupito dalla tabaccheria. Perché ha tutto, cioè ha tutto. Io credo che
Una cosa del genere, come innovazione di liquido, hanno vinto totalmente. Ovvio. Magari io sono leggermente di parte, perché io adoro la tabaccheria e quindi diciamo che i loro prodotti mi piacciono. Però io qua ci vedo veramente il futuro su questi liquidi. Mi lascia veramente senza parole. Io, oltre che dire che è un buonissimo Latakia, se vi piace il Latakia, prendetelo questo, provatelo, assaggiatelo. Testate su voi stessi cos'è questo White Latakia. È veramente buonissimo. Come dicevo prima, certo, non avrà tutte le note piene della Latakia, rimane quella parte dolcina, rimane la nota di spicco, c'è cioè l'incenso, l'affumicato, quello c'è tutto, quello c'è tutto. Ed è ovvio, e non c'è tutta la parte quella, diciamo, corposa di sfumature, perché ovviamente è una purificazione selettiva, cosa che hanno già fatto sui prodotti Organic 4Pod. Questa è l'estremizzazione di quel prodotto, ovvero esce fuori un liquido color trasparente, ovvero come fosse base neutra, secondo me hanno vinto. Più di questo io non so che cosa dire. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, attivate la campanella per rimanere aggiornati sul mio canale, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Svapuja Esperienza su Instagram e noi ci rivediamo presto con un altro video. Ciao ciao!